Il Varese è un'ottima squadra, ben guidata e ha dei giocatori di qualità. Se una squadra ferma il Trapani, che è la terza in classifica, e batte l'Empoli, non c'è verso che non sia una squadra forte e ben organizzata. Quindi dobbiamo venire qui con la mentalità giusta, una terza partita in una settimana, con piglio giusto e personalità. La squadra ha giocato nei primi minuti, ha avuto 4-5 situazioni importanti anche per passare in vantaggio e poi purtroppo sulla prima palla inattiva al calcio d'angolo abbiamo perso una marcatura. E c'è stato il vantaggio del Varese. Nonostante questo abbiamo continuato a giocare, abbiamo insistito, abbiamo aggredito, abbiamo giocato a calcio e ricercato il pareggio. Ci siamo andati vicino una volta, due, poi è arrivato il gol del pari. Il secondo tempo abbiamo ripreso a giocare cercando di vincere la partita, nonostante sapevamo che il Varese era molto bravo negli spazi, nelle profondità, nei tagli, quindi dovevamo essere sempre svegli, pronti. Abbiamo rischiato qualcosina su un'altra palla inattiva nel secondo tempo quando ha colpito Rea, è stato bravo Stefano a parare, però nello stesso tempo anche noi siamo stati sempre pronti a verticalizzare, attaccare gli spazi, le profondità, e non a caso poi alla lunga sappiamo che se corriamo in avanti e giochiamo in verticale in avanti, mettiamo in difficoltà le linee difensive avversarie, mandiamo in affanno, facciamo stancare i difensori avversari, perché non a caso poi le ammonizioni finali, le espulsioni sono derivate anche da un po' di stanchezza, perché quando tu attacchi sempre le profondità e sempre gli spazi, è chiaro che poi anche i difensori avversari possono durare a fatica anche come, voglio dire, come concentrazione, come affanno proprio nelle situazioni di uno contro uno, possono poi andarci a prendere qualcosa. Quindi la squadra ha tenuto bene il campo, è rimasta sempre alta, senza abbassarsi più di tanto, quello che dovevamo fare. Io voglio che le mie squadre siano sempre organizzate, affamate, vogliose, abbiano mentalità giusta, giochino sempre in avanti, sempre con mentalità propositiva, che corrano in verticale, che giochino in verticale e che vadano a ricercare sempre con mentalità giusta la vittoria, sia in casa che fuori casa. Poi alla lunga questi sono valori che, se sai, è poi quello che devi fare quando scendi in campo, nella fase di possesso e di non possesso, e questo spirito sicuramente alla lunga qualcosa porti a casa di importante. E noi dobbiamo arrivare ancora a portare a casa e a mettere la bandierina sulla Il cima della traguardo. vetta della montagna, perché abbiamo ancora un pezzo di montagna importante da scalare.